Buon pomeriggio. Ci troviamo all'interno del Parco Miralfiore, un polmone verdissimo della città di Pesaro, e siamo in compagnia del dottor Marco Massacesi, coordinatore dell'evento appena iniziato ieri, Comitato Mese del Benessere Psicologico. Chiediamo subito al dottor Marco Massacesi che cos'è il benessere psicologico. Allora, il benessere psicologico, come recita l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella sua Costituzione, è un elemento fondamentale della salute. Oltre al benessere fisico, il benessere sociale, si parla di benessere psicologico, quindi è un argomento fondamentale della salute. Quale peso gioca l'attuale crisi sul benessere psicologico delle persone? Il benessere in questo momento potrebbe sembrare un elemento secondario. In un momento di crisi come questo, dove noi non riusciamo più quasi a comprarcelo il benessere, l'agio, forse dobbiamo ritornare a qualcosa di più essenziale, dobbiamo ritornare al nostro essere contenitori, al nostro essere quindi contenti. Il nostro essere, e quindi il benessere, scusate il gioco di parole, è fatto proprio dal poter sentirsi amati, potersi sentire oggetto di attenzione e di interesse per l'altro, avere uno spazio importante nella mente dell'altro. Così si sviluppa il benessere e la propria sensazione di esistere, di essere consistenti, grazie alle nostre relazioni primarie, quelle appunto con i genitori. Adesso, come possiamo noi invece pensare al benessere? Beh, forse riprendendo a curarci delle nostre passioni, ad emozionarci per delle cose che ci fanno star bene, su cui andiamo ad investire. In qualche modo anche un po' a riprendere a sognare. Questo ci permette di rinforzare la nostra anima e di affrontare anche situazioni critiche come quella che stiamo vivendo in questo momento, anche se può sembrare un po' un paradosso occuparci dell'anima in un momento in cui la crisi colpisce un aspetto quasi più materiale. Però se abbiamo un'anima forte, se il nostro essere è un benessere, riusciamo a superare anche le crisi. Senta, in che cosa consiste questa iniziativa Mese del Benessere Psicologico? Allora, il mese del benessere psicologico è stato organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche. È nato un comitato, era nata su un'idea di un gruppo di lavoro e siamo sfociati con grande sacrificio e grande impegno da parte di tutto il Consiglio e dei colleghi che in qualche modo si sono aggiunti a creare ben 60 eventi su tutta la Regione Marche, divisa per tutte le province. Inoltre ci sono circa 200 professionisti che aprono i loro studi per una consulenza gratuita. Si possono trovare gli eventi sul sito www.mesedelbenessere.it. Lì c'è anche un motore di ricerca per potersi orientare alla ricerca del professionista più adeguato al problema che uno intende affrontare. Quindi a chi si rivolge questo laboratorio, nelle province delle Marche? Allora, i laboratori, i seminari si rivolgono a tutti i cittadini, sono tutti gratuiti, come è gratuita anche la consulenza, quindi è aperta a tutta la popolazione della Regione Marche. Quali sono i principali problemi trattati? I problemi sono molto vasti, sono arrivate tante richieste di portare i propri seminari e abbiamo dovuto fare una grossa scelta lasciando fuori anche argomenti molto interessanti. Però la maggior parte degli argomenti volgono sulla situazione e la ricerca del benessere. Ad esempio sulla genitorialità, sul rapporto appunto con i figli,
sul rapporto con il cibo, che è un elemento, è un argomento di grande interesse, di grande attualità, su quelle che poi sono anche le situazioni traumatiche, le situazioni da stress. Quindi è una gamma molto vasta, per questo vi consiglio sicuramente di dare un'occhiata a tutti gli eventi che ci sono su tutte le province. Va bene, noi la ringraziamo e auguriamo un grande successo di questa iniziativa che ci sembra molto interessante. Grazie a voi. Arrivederci.